esercente tout court. Nel 2013 però, con la questione del digitale, dei necessari adeguamenti per poter continuare con la proposta cinematografica, sembrava quasi che il Cinema Lux, il Cineteatro Lux, potesse chiudere. Così ci siamo uniti tramite un pezzo di giornale dove si diceva: c'è un gruppo di persone di Busca interessate a salvare la sala cittadina, se ci fosse qualcuno interessato mandi una mail a questo indirizzo. Così abbiamo avuto la possibilità, tramite appunto le civette delle varie edicole della zona, di raggiungere delle persone che probabilmente non avremmo mai conosciuto, ed è stato così che abbiamo conosciuto altre persone che insieme a noi, eravamo due persone, no? Anche abbiamo conosciuto altri soggetti interessati, abbiamo messo su un piccolo circolo senza sapere nulla di quello che sarebbe potuto succedere, senza nessuna garanzia. Abbiamo proprio iniziato in modo militante ad andare nella sala ancora col vecchio gestore a dire: questa sala potrebbe chiudere, questi sono gli scenari, potrebbe interessare una gestione di tipo volontario, volontaristico. È stato così che abbiamo fatto un anno di sensibilizzazione, l'allora parroco, che nel frattempo è anche cambiato, sembrava quasi fosse lui per primo a non credere nelle potenzialità della sala, cosa che poi è stata, questa idea è stata smentita nei fatti, anche perché prima con il Natale Solidale, che ogni anno viene organizzato da oltre 70 associazioni, questa è anche un'anomalia, soltanto buschesi, abbiamo iniziato a raccogliere dei fondi. Quando sono iniziati ad arrivare 5, 8, 10 mila euro, allora il parroco dell'epoca ha pensato che forse era il caso di salvare la sala e quindi di procedere ai necessari adeguamenti, anche se ovviamente il conto è stato abbastanza salato, si pensava di stare nei 100-110 mila euro, poi con gli adeguamenti anche del sonoro e alcuni adeguamenti strutturali, perché la sala non aveva lavori da forse 4 decenni, il conto è salito a 150-160. È stato provvidenziale l'intervento del comune, è vero la sala è parrocchiale, ma il comune ci entra sempre più spesso per convegni, per serate col volontariato, serate di beneficenza, quindi per il tramite del comune e di alcune fondazioni bancarie siamo riusciti entro un anno a digitalizzare la sala. È stato così, per arrivare alla nostra storia, che come gruppo di volontari che ci siamo costituiti sotto circolo, che aderisce all'ANCI, abbiamo avuto la possibilità di entrare prima nella programmazione d'essè, che si struttura principalmente in tre rassegne da 8 appuntamti, giovedì e venerdì, quella d'autunno, quella tra ottobre e novembre, quella d'inverno tra gennaio e febbraio e quella di primavera tra aprile e maggio, e poi abbiamo ancora 2 appuntamenti di arena estiva che ovviamente non vengono fatti all'interno del, ovviamente, nel senso, se il tempo accompagna si fanno all'aperto, con l'anno scorso che è stato probabilmente il giorno più piovoso degli ultimi 10 anni, era proprio in occasione del cinema estivo, e quindi Peter Bogdanovich abbiamo dovuto proporlo entro le mura, è andato nelle mura del cinema, comunque è stata comunque una bella serata. Come altre attività proponiamo il corso di analisi filmica ogni marzo, siamo già arrivati alla 5ª edizione, perché già lo facevamo prima di entrare nella programmazione della sala, e da quest'anno, visto che la sala compie 60 anni, abbiamo deciso di istituire un premio cinematografico, che l'abbiamo chiamato Premio Cinematografico Alpi del Mare, perché appunto siamo in quella zona. Quest'anno il personaggio che è stato omaggiato del cinema è stato Giuseppe Battistoni, e il premio è stato conferito da Steve della Casa. È stata anche una bella serata ed è un'idea per aprire una sorta di albo dove ogni anno vorremmo omaggiare un personaggio del cinema italiano. Da quest'anno la gestione è diventata totale, nel senso che per 3 anni abbiamo avuto una sorta di ibrido, noi proponevamo i film di qualità giovedì e venerdì, e nel fine settimana c'era l'esercente che programmava per i fatti suoi, anche perché come circolo ci avvaliamo del lavoro preziosissimo. Voglio ringraziare anche la signora Marcella che è qui in sala, perché facciamo riferimento all'ufficio ASCEXAS di Torino, che fa un lavoro preziosissimo di raccordo e di coordinamento con le varie distribuzioni, appunto, che sarà l'argomento di questa mattinata. E da settembre, quindi per una stagione intera, questa è la prima stagione dove la gestione è totale, quindi abbiamo anche avuto la possibilità di programmare la proposta ordinaria, quindi sabato e domenica, e portare avanti una serie di forse più un concetto di direzione artistica vero e proprio, perché avendo la possibilità di programmare ogni singolo giorno abbiamo messo su una bella organizzazione, anche con molte associazioni che, vedendo la sala anche sotto un altro punto di vista, con un gruppo di persone molto disposte al dialogo, hanno pensato, si sono aperte delle possibilità che forse prima con un esercente che la gestiva un po'
come un'entità staccata dalla comunità forse non veniva percepita, anzi anche la questione del far capire che è una sala della comunità è stato molto importante ed è sicuramente un obiettivo anche per il prosieguo e per i prossimi anni. Non mi voglio dilungare. Grazie. Grazie Mattia. Prima di passare la parola a Carlo, chiamo nel palco Claudio Storani, al quale facciamo un applauso, che oltre a gestire la sala della comunità Buonarroti, Cisa Vecchia, è anche il referente della rete degli spettatori, con il quale molti di voi collaborano e che poi ci racconterà e ci spiegherà il progetto. Carlo, raccontaci l'esperienza della tua sala, sì, come direttore. Grazie per l'invito, grazie a tutti presenti. Sala Cineteatro Don Bosco di Carugate, provincia di Milano, a 5 minuti dal The Space di Rimercate, a 10 minuti da Luci Cinemas di Pioltello e a 15 minuti da Mezzo Arcadia, quindi questo è il contesto. Nonostante questo, noi siamo una sala chiaramente ACEC, negli ultimi 10 anni abbiamo costruito un progetto proprio per cercare di mettere al centro la famiglia e infatti per noi il punto forte è Family, la programmazione cinematografica del weekend. Noi quando arriva un prodotto anche mediocre come i Puffi riempiamo la sala e siamo molto contenti perché la sala è proprio all'interno del centro parrocchiale, cioè dell'oratorio, e quindi da noi c'è ancora la tradizione, almeno a Carugate, che la domenica pomeriggio i bambini fanno la catechesi, fanno le attività in oratorio e poi vengono al cinema come conclusione della giornata. Quindi questo è un momento molto forte, è un momento ancora vissuto che si tramanda. Chiaramente oltre a Family c'è anche la parte del cinema di qualità, con la rassegna Crossroads, Crocevie del Cinema, che la facciamo in 2 giorni in particolare, cioè la domenica sera, perché tanto ormai Family non funziona più, e il lunedì sera, sempre con un critico cinematografico che è Claudio Villa, molti lo conoscono, che ci segue. E quindi questa invece è la proposta appunto per più che altro per il pubblico un po' più cinefilo, diciamo così. Però è una sala anche che ha una grossa attività teatrale, perché c'è un gruppo teatrale, ci sono 2 gruppi teatrali, un gruppo teatrale che fa anche porta spettacoli in tutta Italia, comunque è un gruppo amatoriale, facciamo una rassegna amatoriale, ospitiamo una rassegna amatoriale, ma c'è anche un altro gruppo che che organizza e mette in piedi degli spettacoli teatrali che poi vengono realizzati appunto nella nostra sala. Quest'anno con lo spettacolo di Mamma Mia abbiamo fatto 8 repliche, la sala di 400 posti, più di 3.000 spettatori, quindi c'è anche una tra virgolette produzione interna nata da questi 10 anni in cui questo gruppo ha lavorato e ha raccolto attorno a sé tantissime persone, tutte assolutamente diciamo amatori a livello amatoriale, ma comunque con una buona qualità poi finale. Anche noi, grazie ai contributi di Fondazione Cariplo, per esempio abbiamo vinto 2 bandi, contributi anche regionali, siamo riusciti a fare il passaggio difficile al digitale. Anche noi abbiamo fatto una prima esperienza con Microcinema e poi siamo passati invece al 2K come era necessario. E diciamo che negli ultimi anni poi stiamo aderendo molto anche alle iniziative, alle proposte proprio dell'ACEC, sia abbiamo fatto Esseri Umani, abbiamo fatto Lo Sguardo Aperto, abbiamo fatto alcune proiezioni legate a Amores Letizia, abbiamo fatto Junior Cinema, proprio perché la nostra sala si rivolge ai bambini, abbiamo creato anche, cosa molto importante, delle collaborazioni con le realtà del territorio, per cui per esempio quest'anno abbiamo con un'associazione che si occupa di genitori per bambini o in affido o in adozione, abbiamo proiettato sia Lion che La mia vita da zucchina, ed è molto bello creare questi momenti in cui la sala poi incontra le realtà del territorio ed è un modo per incontrarsi ed esprimere ciò che si costruisce insieme. Grazie Carlo. Michele D'Antonio, Sandra Michele, ci vediamo dopo e passiamo la parola a quella che secondo me, insomma, vedendo anche un attimo l'attività che fa da Facebook, sito, eccetera, eccetera, è un po' la fantasista degli esercenti, ovviamente è un numero 10. Paola, Cinema Beltrade Milano. Sì. Mi sono vendicato della giacca, no, scherzo. No, nel senso che io mi chiamo Paola e mi occupo dal 2012. Lavoro nel cinema da un po' di anni, non sono una volontaria di nessuna sala della comunità, ma
Assieme agli amici abbiamo formato una società che voleva fare vedere i film. Abbiamo iniziato con le arene estive e poi con delle sale di provincia, non di nostra proprietà, e con alcune collaborazioni con la sala del cinema Teatro Don Sironi di Osnago, che è una sala della comunità, anche loro abbastanza fantasiosi, perché è una sala della comunità in cui i film per bambini sono l'ultima risorsa, nel senso che è anche la prima uscita. E da subito abbiamo pensato in tutte le cose che abbiamo fatto che il problema non era la struttura o fare il film prima di un altro, quindi le logiche di mercato che sono solitamente portate avanti dalle varie giornate in cui uno va e impara a fare l'esercente, no? Ascolta, prende appunti. E abbiamo iniziato a fare delle cose che erano appunto un po' fantasiose. Abbiamo iniziato a farlo nelle situazioni in cui pensavamo ci fossero delle persone interessate al cinema. E quindi abbiamo iniziato con Osnago facendo questa cosa stranissima di fare un film al mercoledì e al sabato e un film alla domenica e al mercoledì. Questo 6 o 7 anni fa ha comportato delle liti terrificanti con i distributori, perché il weekend è il weekend, quindi se tu fai il film lo fai venerdì, sabato, domenica, lunedì, se no non lo fai. E noi abbiamo detto va bene, non lo facciamo. Quando nel 2011 ci ha chiamato la parrocchia Santa Maria Beltrade, che era in difficoltà rispetto alla gestione del cinema di Beltrade in Milano, che è una sala di comunità di 200 posti, indipendente, che quindi non aveva, e che non aveva neanche un bacino d'utenza già formato, per cui quelli non indipendenti potevano avere un interesse a tenerla viva. Ci hanno chiamato e ci hanno detto vabbè, vediamo se riusciamo a non farla diventare un parcheggio. E noi abbiamo detto vabbè, tanto già dovevano farla diventare un parcheggio, quindi il rischio di fallimento non sarebbe caduto solo sulle nostre spalle. Cioè non rischiavamo di affossare un cinema, ma era un cinema già abbastanza messo male, quindi non è che il rischio era enorme. E quindi grazie alla generosità della parte ACEC, quindi della parrocchia, che ha dato a disposizione la sala per sperimentare qualcosa di diverso, e grazie alla nostra stramba idea di fare cinema, abbiamo prima provato a chiedere i film come se fossimo una sala inserita in un contesto milanese, medio. E abbiamo continuato a fare quello che facevano loro prima, che era un cineforum al martedì, che aveva un numero di spettatori che quando erano, e il sabato il film per i bambini, e il sabato e la domenica sera il film per gli adulti, che è un po' uno standard che in alcune sale è quello. Quando abbiamo visto che dopo 3 mesi il risultato era identico a quello dell'anno prima, cioè che avevamo delle presenze di, quando andava bene, 40 persone a spettacolo, e quindi voleva dire 62 persone o 70 persone alla settimana, tranne quando per miracolo dopo 3 mesi ti davano, che ne so, la mafia uccide l'estate, allora ne diventavano 77. Abbiamo detto vabbè, ma se dobbiamo fare un cinema in cui vengono 77 persone, a questo punto a queste 77 persone facciamogli vedere solo film in versioni originali, possibilmente di case di distribuzione sconosciute, se sono conosciute solo in versione originale, quindi comunque non riconoscono i titoli, e facciamo vedere tanto documentario, e abbiamo iniziato a far così. Abbiamo iniziato a proiettare un film suo, che è stato Parada, che è un film serbo di cui parla meglio lui. E invece che 77 persone ne sono venute 85, e abbiamo detto vabbè, cioè, allora forse la strada è giusta. Da lì ci siamo un po' fatti prendere la mano, perché poi ci affezioniamo ai film, e quindi fatichiamo a salutare i film, ogni tanto Parada lo riprendiamo ancora in programmazione 3 anni dopo, ci dicono che siete completamente andati.
E quindi allo stato attuale dell'opera, nel 2016 abbiamo fatto 2050 proiezioni che sono state viste da poco più di 36.000 spettatori, con una media proiezione bassissima, mi hanno detto, che solo noi ci possiamo permettere di 28 e qualcosa, perché poi vabbè, c'è il programma che ti fa la statistica, i numeri sono simpatici. E lavorando con film marginali e su modalità molto marginali del mercato, da gennaio a maggio di quest'anno siamo arrivati a tipo 26.000 presenze. Giugno abbiamo un meno 25% nei primi 5 giorni, che ci fa capire che forse siamo normali anche noi. E niente, abbiamo soprattutto scoperto che riproporre a Milano, che è una città comunque sempre un po' precisina, un cinema che dichiarava sin da subito di voler essere un cinema di provincia, un cinema imperfetto, un cinema capace spesso di dire sì alle proposte che arrivavano, ma senza garantire un risultato eccezionale. Dando del tuo agli spettatori, cercando di provocarli anche con situazioni e film che magari erano un po' strani, abbiamo qualche risultato. E non è, credo, un modello facilmente replicabile, perché siamo tutti abbastanza sull'orlo del delirio tutti i giorni. Continuiamo a fare le arene estive, quindi a giugno il Fuconcino diventerà un cinema e andrà in giro a fare film nei paesi sperduti della bassa, ma continuiamo a pensare che le persone abbiano più piacere di vedere un film di quanto se i film arrivano a loro, di quanto viene raccontato. E pensiamo che quindi se si provano ogni tanto a scardinare quelli che sono le consuetudini e le modalità del mercato, e si prova a dire magari qualche no, e si prova a non spaventarsi se non fai la La Land in prima settimana e poi anche per il mese successivo, perché anche abbiamo 2 anni dopo. Cioè, nel senso, poi comunque provarci. Questa forza ci deriva principalmente dall'esperienza di Osnago e da un'esperienza di un cineforum in un posto assurdo a Rho, dove non c'era nessuna delle condizioni che mi venivano raccontate ai vari convegni, ma c'erano dalle 800 alle 900 persone che tutte le settimane vengono al cinema in un posto che io mi vergognavo delle volte della situazione, no? E quindi niente, adesso posso parlare anche troppo. Grazie, hai omesso di dire una cosa, grazie Paolo, della quale parleremo un po' dopo, perché questa sera magari non lo sai, presenterai Alamar, ma non dire niente, lo dicevo dopo. Stasera alle 21 Paolo presenterà Alamar, da voi distribuito. Puntini, passiamo alla prova. È un film messicano del 2009 che noi volevamo far vedere alle persone, e siccome nessuno l'ha preso, essendo il 2017, ce lo siamo potuti permettere. Avevo detto io che era fantastico. E l'abbiamo preso. Grazie Paola. E invece Paolo Minuto rappresenta Cineclub Internazionale, è colui il quale in Italia, più di ogni altro, porta i film belli, non li doppia, li distribuisce nelle sale, o meglio, le sale che credono quello che lui distribuisce porta in Italia. Paolo. Sì, grazie Carmine, buongiorno a tutti. Son contento di aver sentito Paola ricordare l'inizio con Parade, perché insomma è stato un inizio comune, ma Parade riguarda anche Michele, perché anche allo Stenzen a Firenze ebbe grande successo. È un film che Cineclub Internazionale ha di fatto iniziato la sua avventura, un film che stranamente altri distributori più potenti non hanno preso, e che aveva vinto Panorama a Berlino, una commedia molto forte, ma anche molto d'impatto, quindi insomma abbiamo avuto un buon esordio. Come ricordava Carmine, effettivamente il nome Cineclub Internazionale deriva dal fatto che la mia storia
come sa bene Francesco, Giraldo viene dall'associazionismo cinematografico e insieme associazionismo laico, associazionismo cattolico abbiamo fatto un percorso molto molto lungo, tranne il fatto che io insomma sono andato avanti negli anni, Francesco è ancora giovane come era 20 anni fa, ma comunque questi sono i misteri alla Oscar Wilde. Però Cineclub Internazionale, quindi per queste radici e perché mi interessava lavorare ancora con il pubblico da un altro punto di vista, cioè da un'altra parte del settore, cioè quello della distribuzione, cioè andare a prendere i film dai festival e portarli in sala. E proprio perché conosco ovviamente da sempre il mercato cinematografico italiano, che già era difficile tanti anni fa, ovviamente adesso con tutte le evoluzioni anche le concentrazioni è diventata ancora più difficile, ho pensato che comunque dovessero essere dei film nell'istino che avessero avuto una vita importante in festival importanti. Questo non perché film meno conosciuti siano meno dignitosi, ma perché necessariamente non si può comunque partire da zero sui titoli, cioè il pubblico, almeno il pubblico che segue il cinema cosiddetto d'autore, deve aver sentito parlare dei film, altrimenti si parte proprio da zero. Quindi con questa idea, con questo criterio di base, negli anni, in questi 5 anni finora di vita, abbiamo comunque portato in sala film vincitori a Cannes, a Berlino, a Venezia sostanzialmente. E da questo punto di vista abbiamo scelto la via della versione originale perché ho visto molti film snobbati dal pubblico perché doppiati e anche doppiati male. Ovviamente il pubblico non sa, perché il pubblico italiano, unico al mondo, non è abituato alla versione originale, ma purtroppo troppi film doppiati, noi li abbiamo visti prima ai festival, ci hanno divertito, ci hanno emozionato, li vedi doppiati, un mortorio totale, il film muore in sala dopo il primo weekend e il pubblico ovviamente non sa perché, pensa che sia colpa del film. Poi ogni tanto qualcuno si ricorda di far vedere dei film in originale, ma perché li ritiene super difficili, e quindi poi c'è un'altra cosa, che il pubblico collega la versione originale al film palloso. Come per tanti anni il pubblico ha collegato il film palloso al documentario. Ora, il documentario, come sa anche Claudio, si è sdoganato per fortuna, e quindi molti documentari hanno un buon successo di pubblico. E io lo so anche perché adesso da quasi 2 anni mi sto occupando della programmazione di una sala, che è la Sala Apollo 11 di Roma, dove tra l'altro abbiamo avuto anche una bellissima serata con Marco Santarelli e Dustur, che avete ricordato stamattina, e dove il documentario riempie la sala tutte le settimane. Ora, naturalmente Roma Apollo 11 magari ha una storia particolare, il presidente Apollo 11 Agostino Ferrente, però non è solo questo, e quindi anche la versione originale comunque ha molta più potenzialità di quanto si pensi. Ma questo anche per dire una cosa, difficile sostenibilità però della distribuzione in generale, non solo in versione originale, è perché si riesce a uscire in poche sale rispetto a quante servirebbero per essere sostenibile l'uscita in sala. E questo pone 2 problemi, o anche soluzioni, cioè la nascita man mano delle sale virtuali, dove necessariamente dobbiamo anche uscire dove non riusciamo a uscire in sala ormai, e questo è il futuro, e non ci si può lamentare. D'altra parte però dà l'idea, io l'ho visto anche dal punto di vista del programmatore, l'ho fatto per tanti anni nei cineclub, lo faccio adesso con Apollo 11, cioè quando si programma si ha comunque più potere rispetto a quando si distribuisce, ammesso che siamo distributori indipendenti, non parlo della distribuzione grande di circuito, ma la distribuzione indipendente sicuramente ha meno potere dell'esercizio, io come programmatore ho più potere che come distributore, però il potere più grande nella nostra esperienza delle associazioni, delle sale comunità eccetera, è quella dell'esercente che dialoga col proprio pubblico, perché il miglior risultato che può ottenere un film ce l'ha se il lavoro di formazione del pubblico, di dialogo col pubblico è costante ed è fatto seriamente. Quello dà i migliori risultati. Poi è chiaro che ogni film è diverso dall'altro, ci sono film che più di tanto non possono ottenere indipendentemente dalla qualità del nostro lavoro, però se lavoriamo bene col pubblico possiamo ottenere dei risultati, se non lavoriamo bene possiamo anche far andare malissimo un film, cioè poter far andare male un film
ci sono dei metodi. Far andare bene un film non ci sono soluzioni, altrimenti l'avremmo già adottate tutti subito. E quindi per questo bisogna stare molto attenti a non farlo andare male. E appunto il lavoro che fanno le sale della comunità, l'associazionismo, eccetera, è il lavoro fondamentale col pubblico, perché per questo tipo di film, per questo tipo di cinema, è questa l'unica soluzione conosciuta che ha sempre dato risultati e soddisfazioni. Naturalmente come Cinecamp Internazionale cerchiamo anche, almeno nei primi giorni, portare in giro il regista, farlo incontrare e comunque mettere a disposizione il regista o la regista, perché abbiamo distribuito molti film di donne a disposizione anche via Skype. Paola lo sa, molte volte con Beltrade, ma anche con altre sale abbiamo fatto collegamenti Skype, e anche i rapporti con le associazioni regionali ACE e SAS sono costanti, e sono molto contento di questo. Naturalmente sui numeri mi aspetto che si possa crescere molto, perché è importante crescere molto, e questo secondo me molto dipende dalla conoscenza che noi abbiamo reciprocamente dei nostri listini delle sale, perché poi lavorando bene, scegliendo anche la programmazione, anche la dimensione della programmazione, cioè quanti spettacoli in quale giorno farlo, perché non tutti i film si possono permettere una settimana piena di programmazione, e questo dobbiamo tutti, anche i distributori, essere consapevoli. Però con la scelta giusta, la programmazione giusta, secondo me tutti reciprocamente possiamo avere delle soddisfazioni e garantire una sostenibilità e l'arrivo in sala di molti film di cui sentiamo parlare bene o che prendono premi ai grandi festival e che poi ci sembra che non arrivino in sala. Alcuni veramente non arrivano, ma altri magari arrivano e sono in listini di punti di distribuzione come Cinecamp, che magari devono entrare ancora di più in circuito con le sale virtuose come le sale della comunità. Ecco, per ora mi fermo qui e ridò la parola. Grazie, soprattutto grazie Paolo. Il rapporto di fiducia di Claudio che Paolo poi instaura con l'esercente, perché dice lascia ampio margine e scelta dello spettacolo del giorno migliore per quello che è il suo prodotto. Claudio Storani. Sì, io sono molto contento di essere qui, perché appunto io gestisco la sala della comunità, ma è da poco che è aperta, quindi sarò breve, perché mi piacerebbe pure sentire le vostre esperienze e arricchirmi di questo elemento. E la nostra è una sala nata in un territorio, forse l'unica sala del centro-sud, perché per adesso abbiamo parlato insomma della parte del nord, e sta Civitavecchia. Civitavecchia è una cittadina vicino Roma, 60.000 abitanti, in un territorio dove negli ultimi anni sono scomparse quasi tutte le sale cinematografiche. E verso l'interno è rimasto qualcosa, però sul lungo litorale non c'è più una sala cinematografica. Noi avremmo potuto aprirla in altre cittadine prima di Roma, tra Civitavecchia e Roma, abbiamo deciso invece di aprirla a Civitavecchia, perché lì c'era una sala della comunità che è rimasta chiusa per 20 anni ed era diventato un punto di riferimento interessante soprattutto per il cinema d'autore, per il cinema di sé. C'era un cineclub, Cineclub 21, che era un cineclub storico dove si sono formati tanti spettatori. E attraverso una serie di contatti abbiamo deciso insieme con la parrocchia, l'ente maschile San Giovanni Bosco, di aprire uno spazio cinema dopo aver risistemato e messo a norma una sala. Se non fosse che noi all'inizio, come Paolo, eravamo molto contenti di questa cosa, facciamo e partiamo, se non fosse che a 500 metri, 600 metri di distanza c'è un'altra sala cinematografica che ha tre sale ed è gestita da un potentissimo uomo di cinema, che quando ha visto che noi abbiamo aperto la sala vicino ha iniziato a impazzire, pur non facendo i film che tante volte noi gli chiedevamo. Quindi noi ci siamo trovati per un periodo che dovevamo aspettare, come succede spesso ad esempio a Roma, la sala delle sale della comunità devono aspettare anche 4 mesi, 5 mesi prima di poter fare un titolo. Titoli peraltro d'autore, cioè titoli ad esempio della Rai, per dire, insomma, non realtà estremamente commerciali come potrebbe essere la Disney, della Fox. E quindi siamo entrati in crisi, e qui si è aperto la prima grande domanda che mi piacerebbe poi condividere con voi, che è il discorso della programmazione. Allora, che film fare? La fortuna ha voluto che in un periodo in cui veramente non sapevamo che fare abbiamo trovato un film, un distributore ha detto sì, guarda, questo lo potete fare, ed era un film di Ken Loach, e ci ha portato molto pubblico. Ora, per Civitavecchia è una realtà particolare, perché Civitavecchia ha perso quasi tutte le sale cinematografiche che c'erano nel territorio, e l'unica aperta faceva solamente cinema commerciale. Quindi con questo film di Caloccia abbiamo visto che la gente iniziava a venire. Questo ha fatto arrabbiare ancora di più la persona che gestiva la sala cinema nostra, al punto che noi ci ha chiamato dicendo adesso le prossime volte che mettete un film prima lo chiedete a me e poi lo chiedete
alla gente regionale. Noi veramente non ci siamo stati a questo gioco, abbiamo iniziato a litigare con tutti, insomma. Io poi ho anche la fortuna e sfortuna appunto di lavorare con la rete degli spettatori, quindi molti distributori li conoscevo direttamente. Su questo si è aperto un grande dibattito, un momento di grande conflitto, e quello che ci siamo detti con gli altri è stato: qui la vinciamo soltanto se portiamo la gente al cinema, cioè di fronte a dei risultati non ci possono dire di no. Ad esempio il caso ha voluto una volta, dopo la litigata con Studio, sempre con la Rai, per il film di Martone che era quello su Leopardi, Il giovane favoloso, voi pensate che è uscito e la sala a fianco a noi l'avrebbe programmato 2 mesi dopo all'incirca, e un giorno solo per il cineclub di lunedì. Noi invece siamo attaccati al telefono e siamo riusciti ad averlo e a fare in una settimana 1600 spettatori, che insomma per una sala che ha aperto da poco è stato un buon risultato. Forti di questo risultato abbiamo iniziato a lavorare su come creare realmente una comunità, perché appunto dicevo, lì c'è un'esperienza soprattutto commerciale sul nostro territorio, insomma, cioè, al cinema si va, si vede un film, la prima cosa che pensi dopo che è uscito il film è dove sta la macchina, dove l'hai parcheggiata, e non te ne frega niente del film che hai visto, insomma. Invece noi volevamo ritornare a quella dimensione di comunità. Con questo abbiamo iniziato quindi a capire da una parte che programmazione fare, dall'altra utilizzare degli strumenti, ed è questo l'elemento che mi piacerebbe condividere con voi, degli strumenti che negli ultimi 2 o 3 anni sono diventati utili per le sale cinematografiche. Uno ad esempio è quello dell'alternanza scuola-lavoro, e a Civitavecchia esistono degli istituti professionali, ma poi esistono un classico, uno scientifico, un linguistico, e questi ragazzi trovano delle difficoltà a fare l'alternanza scuola-lavoro, perché mentre un istituto professionale sa dove poter fare l'alternanza, per queste altre realtà era difficile. Quindi vedevi questi ragazzi, chi stava in ospedale, chi in una biblioteca, chi al camposanto comunale, insomma in realtà sempre piuttosto complesse, che era difficile poterle far rientrare. Allora noi siamo andati lì con molta tranquillità e abbiamo detto: se volete li prendiamo noi, insomma possiamo fare un percorso insieme. Questa cosa l'abbiamo strutturata abbastanza bene, mettendola anche grazie all'intervento della rete degli spettatori in rete con altre città del Lazio. Quindi l'altro anno abbiamo fatto un progetto che si trovava a tutto schermo, dedicato all'alternanza scuola-lavoro. Praticamente in 4 città una classe veniva presa e formata per 4 mesi sulle professioni del cinema e sulla realizzazione di un evento cinematografico. Allora noi gli abbiamo fatto incontrare un produttore, gli abbiamo fatto incontrare un regista, un distributore, un esperto di comunicazione, gli abbiamo fatto incontrare tutta la filiera, fino a quando poi loro, divisi in gruppo, hanno organizzato questo evento, un evento serale dedicato al cinema italiano, perché appunto la rete degli spettatori si occupa soprattutto di cinema italiano, e siccome era entrato in quella partecipazione nel progetto, abbiamo deciso di fare con questo dedicarci al cinema italiano. L'esperimento ha funzionato molto bene, perché non solo i ragazzi hanno imparato e hanno fatto un percorso professionale, insomma, quindi chi si occupava dell'ufficio stampa, chi si è occupato dei social, chi si è occupato della programmazione, chi si è occupato del lavoro sul territorio, chi si è occupato dell'approfondimento, ma i ragazzi è scattato un meccanismo stranissimo che ha portato questi ragazzi a diventare, una parola tanto abusata, degli influencer, cioè a diventare dei testimonial per la nostra sala verso i loro compagni. Quindi noi ci troviamo adesso, dopo 1 anno e mezzo, ad aver colmato in parte quella parte di pubblico che di solito nelle sale di sé non c'è, che è il pubblico dei giovani. Quindi questo è il primo strumento su cui mi piacerebbe poi poter discutere insieme, è questo strumento dell'alternanza scuola-lavoro, perché soprattutto nelle realtà come ad esempio quella di Civitavecchia, che è una realtà che ha 50.000 abitanti, quindi un centro medio, e non c'ha grandissimi, come posso dire, elementi di conflittualità o di concorrenza vicino, e i ragazzi la sala può diventare un presidio culturale e può diventare anche un centro di aggregazione e di attrazione per i ragazzi. L'altro strumento appunto è stato quello lì invece degli eventi, abbiamo sentito parlare altre volte, cioè quindi decidere la programmazione, anche dividerla su più giorni. Ora poi sentiremo Michele su quello che può dire rispetto alla multiprogrammazione, rispetto ai risultati anche che possono ottenere, che si attendono i distributori quando poi gli danno il film, perché poi è giusto che un film va pure difeso, insomma, ecco, tante volte da esercente uno dice anche: vabbè, io il film lo gestisco un po' come mi pare, però è giusto pure che il film venga preservato, faccia dei risultati, questo è importante, anche perché se un esercente sceglie un film vuol dire che su quel film ci crede.
Quindi questo è stato, l'altro passaggio è stato quello su come programmare la sala. Chiaramente la sala ha una certa flessibilità, mercoledì fa il Cine Club, durante la settimana in alcuni casi siamo riusciti a fare anche una doppia programmazione mettendoci d'accordo con gli agenti e con i distributori per poter ottenere dei risultati che conti alla mano poi erano quelli, insomma, senza dover per forza aspettarsi chissà che. E quindi attraverso queste due dinamiche, insomma, di un'attenta programmazione e lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro, e un'altra cosa che poi insomma aggiungo al volo velocissimo, come Rete degli Spettatori siamo, adesso partiremo con un'iniziativa che si chiama il premio dello spettatore, cioè noi vorremmo fare un circuito di sale e attraverso questo circuito di sale premiare quegli spettatori che permettono a queste sale di crescere e quindi far diventare poi gli spettatori testimonial di queste sale. Quindi attraverso questi strumenti siamo riusciti, come posso dire, a superare quel momento critico che era quello della chiusura, perché insomma non volevano darci il film, quindi immaginate che il passaggio successivo poteva essere questo. Però quindi ecco, su questi tre elementi poi mi piacerebbe poter discutere insieme. Grazie, grazie Claudio. Il discorso del premio pubblico è